Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno David, buongiorno, buon appetito a tutti, buongiorno Righetti, buongiorno Galopeira, buongiorno Mimmo. Ciao Mimmo, ciao Mimmo. Abbiamo sfatato, ci sei mancato Garzolini, ci sei mancato, abbiamo tanto sfatato, ci sei mancato tanto Ferretti, ci sei mancato tanto Ferretti, che dobbiamo fare? Ho capito, però noi Mimmo, c'era un'altra situazione, quindi. Confermo quello che dici sulla tribuna stampa di Mimmo. Mimmo ha fatto pure con noi, non sai che è successo, ma era lo stesso, è certo, dai, che era lo stesso, a racconta, è dai, sempre a lui, è sempre lui, raccontiamo, è sempre lui, è meglio, vabbè, lasciate sta poverino, dai, no, faceva ridere perché certo, diciamo che noi in maniera abbastanza composta abbiamo all'82esimo abbiamo espresso la nostra Giulia, ci si è alzati, ci siamo pure alzati, e questo è siete romani, così parla, sì sì, fuori i romani dal Veneto, sembrava un ciclista, sono contento di essere arrivato dal Veneto, e ha fatto faccio un culo così, ci ha fatto segno, ha fatto prego, si accomodi, venga pure che noi raccogliamo con grande gioia. E in tutto questo non Righetti? Non si è preso, non c'era Righetti. L'ha detto, l'ha fatto. Sulla poltrona ero io, Mimmo. Bravo, bello, te credo, bella vita. Ci avete mandato a noi, che l'altro giorno ci avevi messa piccola la pecca a me, Garopera, che se perdiamo l'ansia fino all'82, fino all'82 ci hai messa piccola la pecca, Ferretti. Tutto studiato a tavolino. Sì, sì, però noi ci siamo andati a tavolino, Ferretti, sono buoni tutti. Comunque, Mimmo. Ma siete andati voi piuttosto a tavolino? In che senso? No, Mimmo, bene, usai mi? Avete dato spettacolo? La Dimoretta il sabato sera e il Grop a Tavagnacco il lunedì, il domenica a pranzo. Tavagnacco, sì. Lì da Tavagnacco. Lo dell'acqua. Esattamente. Mimmo! Che è? Dica la verità. Dopo l'ho assegnato, eh? No. Niente. Meglio, sei tenuto per giovedì. Tenuto per giovedì. Volevo chiamare. Ma che gioca Boriello giovedì? Perché in gioco? Io farei entrare in corsa. Bravo. C'è sta Gervais. Ah, perché se c'è sta Gervais, Gervais. Mimmo. No, calmi, eh. Jaic non male. Non male, sì. Ma mi sembra anche Castane non male. Sì. Bravo. Il capitano di giornata Daniele De Rossi, Struttman. Benassia o Benadia, chiamatelo come pare. Bene Garcia, che continua a fare questi cambi illuminati, vincenti, che entra dalla panchina, segna e decide la partita. Allora il discorso poi ritorna un po' a quello che facevamo qualche tempo fa, le sbaglia prima o le azzecca tutte dopo? Io non lo so, io so soltanto che faccio 3x9, 27, i conti tornano, i tre punti l'hanno dati. E due ne riportavo, capito? Adesso non conta niente. E poi ha fatto molto scarpore, io ho scartabellato qua e là la frase che lui ha detto, la fortuna va inseguita, no? Non arriva mai per caso. Ricordo perfettamente che una cosa del genere la disse tanti e tanti anni fa, e può testimoniarlo il signor Ubaldello Righetti, un signore che si chiama Paolo Roberto Falcao, che se ne uscì con questa frase che lì per lì, ripeto, 30 anni fa abbondanti, Sì. Se ne uscì con questa frase e tutti lì per lì dissero: ma come sarebbe? Che vuol dire, che significa? Poi piano piano si è capito che cosa intendesse in quel caso Paolo Roberto Falcao e cosa intende adesso l'allenatore della Roma Rudy Garcia. Nel senso che tu la fortuna devi anche un po' andare a stimolare, no? E devi andare incontro, devi stimolarla, Mimo. Esatto, sì, andare a gettare le basi o mettere lì i presupposti per poter arrivare poi ad essere fortunato. Potrei dire anche chi non risica non rosica, potremmo fare tutto il campionario dei modi di dire, dei proverbi. Per questa Roma vanno tutti bene, perché avete letto anche stamattina la classifica, no? Se ieri sera venivano a dormire, diciamo, ma come, è vero, tutto vero, tutto vero. 9 partite, 9 vittorie, 23 gol fatti e uno subito. Io penso che, no, a parte che non c'è mai stata una squadra che si è comportata in questa maniera, ma senza chiudere gli arbitri dentro gli spogliatoi. Non so se avete letto qualcosa in conferenza stampa, Mazzarri ha detto: la Roma sta facendo una cosa rara,
scusa, e noi ci scusa. Stiamo un pochettino anche perdendo Mimmo, scusa, alt però, mica puoi dire una cosa del genere senza che noi no scusami, capito, non è che sarà pure una cosa rara, io intanto però una botta da sporveratina mi gli do, capito? Prego. Sì, anche perché giovedì si gioca, capito, e oggi è Mimmo, sai che oggi è lunedì, ma è come, se, lungo, è come se fosse giovedì, ho capito, però è perché si gioca giovedì, non più manche mezze giornate, non è mezza stagione, ma che mezze settimane, se è per questo, ma anche mezze maniche, così vedete, definite voi. No, il Galopsi è in scarico, fatto scarico. Di, è scarico di carboidrati, Mimmo. Non mai? Non, vabbè. Finché dura, fa verdura, si dice. È nel senso che se mangia solo la verdura. Fotografie della partita? Le avete già fatte? La rovesciata dei Castan. La rovesciata dei Castan. Imbruttita di Strootman. L'avversario Badu, credo sia fosse. Badu. Sì. Che poi lì, a me queste cose, Mimmo, questa è una cosa, esattamente questo ti volevo dire, Mimmo. Queste sono le cose che piacciono a lui. Allora, Strootman imbruttisce a Badu davanti alla panchina dell'Udinese. Sì. Guidolin si inquieta, ma dice con circospezione, nel senso che poi il Broso stava a studiare Strootman, gli aveva fatto la squadra, ha fatto però piccolissimo non è. Si alza uno dalla panchina in giacca e cravatta, non so che era, faceva tutto lo sgarzolino, però dopo che Strootman si era allontanato, ma mette da sede, ma fai il bravo, Lamberto pure noi, no? Capito. Mimmo, la composta esultanza di De Santis a fine partita? Oh. Sì, moderata. La compostissima. Mimmo, in questa e poi il capitano della Roma, sempre e comunque, Francesco Totti. Ah, beh, lì certo, perché pure da casa secondo me si è dato il suo contributo. Ha detto una cosetta che ha dato il suo contributo pure da Mimmo. Casa. Mimmo, dica. Questa partita ha aggiunto qualcosa sulle capacità della Roma o il stesso livello? Ha dato altre indicazioni? Secondo me ha detto tante cose. Che la Roma fatica se si trova lì davanti a giocare in una maniera diversa da quella che insomma ha sempre cercato di seguire all'inizio della stagione. E non è a caso che Borriello, sentivo prima in sottofondo, no? Ha fatto una mezza battuta Riccardo, che Borriello se gioca dall'inizio probabilmente fatica ad andare bene come quando invece entra a gara iniziata, perché è tutta la squadra che gioca in un altro modo, perché la Roma ha sempre giocato con Totti, che non è un centravanti ma è il più grande giocatore della storia del calcio giallorosso, che interpreta la partita e la fa girare secondo quello che dice la sua classe. E c'è da dire che la squadra era abituata a giocare così. Non dimentichiamoci poi, e questo magari è il caso di sottolinearlo più volte, che ieri mancava anche Gervinho, che tu te ne accorgi quanto ti serve quando non ce l'hai, per quello che riesce a garantire la squadra. Allora avevamo detto alla vigilia che avremmo visto una Roma diversa, inedita, tanto è vero che una Roma talmente particolare che ha portato l'allenatore avversario a cambiare, a stravolgere il proprio sistema di gioco, no? Sì. Solitamente l'Udinese gioca 3-5-1-1 o 3-5-2, ieri ha giocato 4-3-2-1, l'alberello di Natale, con la difesa a 4, un centrocampo particolare, eccetera eccetera, perché era un'altra Roma rispetto a quelle che si erano viste in precedenza, perché mancavano due dei tre attaccanti titolari e la Roma ieri attaccava in maniera diversa. Devo dire che nel primo tempo la Roma ha peccato molto in fase di precisione nel palleggio, no? Ha commesso molti errori proprio banali, ha perso un sacco di palloni che poteva gestire meglio, e la squadra vera si è vista quando poi è rimasta vera, non perché gli interpreti erano veri a quel punto, no, per la conferma che questa è una squadra che ha una grande identità, che ha una forza tecnica che poi diventa anche tattica, ma soprattutto una grande forza psicologica, perché andare poi a vincere la partita, uno potrebbe dire però è una squadra fortunata, ammazza che cuore di qui, di là, di sotto e di sopra, però poi la partita la vince, e quando tu vinci c'hai sempre ragione, l'altri ci hanno sempre torto, ti possono dire qualsiasi cosa, però tu la partita te la sei andata a giocare anche con un uomo in meno. L'allenatore ha fatto dei cambi che alla fine si sono rivelati azzeccati, ma non soltanto per le sostituzioni ma anche per il posizionamento diverso di alcuni giocatori che già stavano in campo, e la Roma è andata a vincere la partita. Che gli vuoi dire? Volete dire qualche cosa? No. Mimmo, non so se stamattina ti è capitato di ascoltare qualche pezzettino. Noi abbiamo saputo che l'arbitro in aeroporto ha confessato a qualche dirigente della Roma di aver sentito proprio bene De Rossi, che quando sono rimasti indietro in 10 non ha detto ai compagni fermiamoci, arrocchiamo, gli ha detto proprio dai forza che vincemo pure così.
gli ha detto dammi i tre punti lo stesso? Sì. Ho capito, ma quello è un segnale importante perché poteva essere più comodo mettersi lì dietro, fare una bella linea Maginot, alzare il muro davanti alla difesa e portarsi a casa il punticino. Probabilmente in alcune circostanze poi questo è anche accaduto, però dopo la rete del vantaggio di Bradley, perché prima di quel gol lì la Roma se la stava giocando, magari non in maniera perfetta, però con delle intuizioni importanti portate dagli Aic, che mi sembra che abbia disputato una buonissima partita nel complesso. Era partito un po' troppo, come posso dire, come uno che pensa a se stesso, cercava sempre un po' troppo la giocata, giocava poco con la squadra, poco con i compagni. Poi alla lunga invece si è sacrificato, ha fatto bene, ha dato una grossa mano da un punto di vista tattico quando poi la Roma è rimasta in 10. Quindi andiamo a fare il conto, una vittoria che è stata più sofferta rispetto a quelle precedenti, no? A talune precedenti è stata sicuramente più sofferta. Non mi sembra che la Roma abbia rubato qualcosa, ero stato fin troppo facile profeta nel dire che per Gonzi si sarebbe elevato a protagonista della partita. È stato veramente un arbitro che la deve smettere di presentarsi in pantaloncini davanti a migliaia di persone. E insomma ho notato con piacere che ci sono delle squadre che inseguono, che hanno bisogno di qualche, come posso dire, aiutino, si può dire? Sì. Perché avrete letto che questa mattina Braschi, no? Sì. Ha detto apertamente che il primo calcio di rigore per il Napoli non c'era, che è stato un clamoroso errore dell'arbitro. Secondo me anche il secondo è stato un regalo piuttosto generoso, ma non mi interessa, poi le partite si vincono e si perdono con i rigori gli altri però. E ho visto anche che la Juventus è riuscita ad andare in vantaggio grazie a un calcio di rigore. Allora, occhio, occhio, perché poi dopo tutti fanno i complimenti, tutti che dicono quanto è bello vedere la Roma giocare, emoziona, è un piacere, è una cosa rara e tutto quanto, però sotto sotto si stanno organizzando, ovviamente per recuperare i 5 punti in maniera lecita, no? Diciamo così, David, giusto? Sì, certo. Però, già tanto attento. Io comincio a vedere qualche cosina che non mi arba. Senti, arba? Ieri Bergonzi ha fatto un disastro nelle scelte disciplinari. Ha sbagliato l'ammonizione su Muriel perché era il fallo di Benatea, c'era. Assolutamente sì. Poi dopo ha ammonito De Rossi per compensare. Sì, pienissimo la palla. Sì, a quel punto non ha espulso Muriel perché qualcuno evidentemente gli aveva detto che la prima ammonizione era farlocca, quindi non l'ha espulso. Però poi espelle Maicon. Poi non ha espulso nemmeno Florenzi, che merita di essere espulso. Dall'altro. Quindi tutto un insieme di errori clamorosi. Ha cominciato a cercare di andare a compensazione. Sì, infatti ha cominciato a ammonire, quando tu cominci a ammonire presto, poi c'hai facile pure il secondo cartellino. Allora il secondo cartellino giallo di Maicon era assolutamente giusto, cioè Maicon ha peccato di come ti posso dire, gioventù, va, per non dire un'altra cosa. Però lui si era reso conto che aveva toppato altre cose prima e doveva espelle sia Muriel prima che Florenzi dopo, insomma. Però Peruzzo di schifo, no? Sì, l'arbitro di Roma Chievo. E niente, io dico che vincere 9 partite è stata una grandissima impresa. Riuscire a vincere la decima sarebbe qualcosa che porterebbe la Roma veramente nella storia del calcio italiano, proprio senza più nessun tipo di ombra, di paragoni, eccetera, eccetera. Quindi chiederei a Mr. Morris di agevolare il cocorito lungo con canzoncina e tabellina del tempo. Addirittura? Sì. Posso fare come pare? No, ho capito. Mimmo, ci abbiamo una cosa per te. Abbiamo una cosina per te, che è successa ieri subito dopo il finale di partita, nel dopo partita. Magari ti può fare. Vai. Sentiamo, ti può regalare un sorriso, senti? Non ancora sceso da una passione. Unici atleti. Domaniamo. Sole del cubolore. Una bella maglia e due colori. Comincia la partita. Ogni tipo se sta se fa dita. Dita forse. Però ma tutto sale con la bandieretta a mano. Perché c'è il colore romano. Mimmo. Forza Roma! Mimmo! Ecco. Sì, a me fa piacere, ma
credo che debba far piacere a tutti i tifosi della Roma, no? Perché la canzone di Saccio è la mia sigla, ma insomma è la canzone dei tifosi della Roma. E questo è un piccolo grande tifoso che secondo me già sta... cresce bene, vai, sta un pezzo avanti, Mimmo, dai. A chiedere i soldi al padre vanno a curva giovedì, capito? Vedrai. Secondo me posso... non ci può andare perché è da Spato, secondo me. Già ha avuto un vissuto. Già... belle cose, eh. Ferretti, noi ci diamo il puntetto tra poco. C'è il break. Mimmo, preparati che ti chiedo del balo, eh. A tra poco, eh. Sicuramente, dai. Tra poco, vai. Mimmo. Ha capito il balo senza cresta? Il balo senza cresta non mi rende. Guarda, eh. Davide, sì. Il problema dei Balotelli è lui che ci mette del suo, ma tanto ci mettono pure tutti quelli che gli stanno vicino, eh. Perché se l'aiutassero per davvero invece di aiutarlo per la discesa, magari sto ragazzo camperebbe in maniera diversa. E sta facendo esattamente tutto quello che non dovrebbe fare. Un giocatore che è diventato un simbolo per tanti ragazzini, per tanta gente, per tanti appassionati di calcio, a merito, a ragione, non si sa bene ancora come. Però fino a che continueranno a dire, levi dalla cresta, mette dalla cresta, mette del parrucchino, levi del parrucchino, mette l'orecchino, pia la Ferrari, leva la Ferrari, sfascia la Ferrari, rimette del Ferrari, e tutte queste cose qua, con un procuratore abilissimo, che comincia a dire, e non so se finisce qui perché c'è troppa pressione, zacchete, mal di pancia, voglio i soldi, datemi un'altra roba sul contratto. Questo poi alla fine si comporta così, va in campo, non abbia mai, si tuffa, fai simulazioni, esce lui, alla squadra da 2-0 va a due pari. Tu te sei a preoccupare, David, te fa un po' specie, diciamo, come situazione. No, io se, no, da una parte io mi preoccupo, no, se allora, Totti non rientra prima possibile. Non mi preoccupo, eh? No, da una parte mi fa un po' ribrezzo questo atteggiamento, perché vedo la continua ricerca, no, della creazione del personaggio, del certo, motivo su tutto e su tutti, no? Leggere due pagine intere in presentazione della partita del Milan, due pagine intere del quotidiano sportivo che si è tagliata la cresta. Esattamente, insomma, io mi vado al giornale e mi dice: senti, ti ripiro il giornale e mi ridai i soldi, perché, esattamente. Vabbè, ma al di là di questo, però dall'altra parte mi sembra, Mimmo, che però possa essere un segnale che se stanno così stanno alla canna del gas, nel senso che siccome, non è che stanno messi benissimo, ecco, siccome non c'è sta tantissimo da dire, mi sembra che questo possa essere un segnale che forse è arrivato pure il momento di approfittare di un di una curva, di un flesso, no? Allora, degli altri. Sabato. Stata una conferenza stampa agghiacciante, sì, da parte di Antonio Conte, sì, il quale ha cominciato a dire che ce l'hanno tutti con la Juve perché vogliono tutti destabilizzare, è in atto una destabilizzazione nei confronti della Juventus, eccetera, eccetera. Cosa abbastanza strana, no? Che la Juventus si lamenti di queste cose perché sono abituati a fare come gli pare. Sì. Guarda, poi Gasperini, 20, 30, ex allenatore, no, cresciuto, no, cresciuto nei giovani da Juventus, leva al secondo tempo una partita che sta a perdere, leva Gilardino, non fa giocare Lodi. Vabbè, Mimmo. Ventura, no, no, Ventura che perde 2-0 con Napoli con due rigori discussi, l'espulsione di Susa, dice: ma il Napoli ha meritato. Il cronista comunque gli fa: ecco Ventura, sicuramente il tecnico Granata può recriminare su alcune dici, no, tanto i miei c'erano le gambe molli, perdiamo uguale. Mannaggia, certo, è una cosa che mi manda al manicomio, perché quando giocano contro di noi sputano sempre il sangue. È una cosa che ci sono degli episodi anche molto più recenti. Allora, no, però voglio dire una cosa: ti dà l'idea. Allora, Conte, ho visto le ultime due conferenze stampa di Conte, una prepartita, una post partita, ride come non ha mai riso in vita sua, sorride, ridacchia, sorrise, quindi vuol dire che gli erode proprio il chiccherone a dei livelli strepitosi, perché la nemesi è quella lì, no? Sei contento e fai la faccia da quello tutto serio, ti erode e te metti a ride, no? Allora la Juventus può anche averci dei problemi sicuramente, eccetera eccetera, però a me quello che preoccupa è questo clima di accerchiamento nella quale si è inserita la Juventus da sola, che porta poi, ovviamente avendo una cassa di risonanza mediatica che nessun'altra squadra ha, ovviamente, potrebbe portare a delle conseguenze che riguardano anche la capolista, nel senso che tutto quello che succede da una parte può essere interpretato e visto, ah però lo vedete, ah, però, e poi partono le campagne.
lo scorso anno c'è stata una squadra che è riuscita ad arrivare in Champions League sfruttando il camminare a fari spenti per quasi tre quarti del campionato, e in questi tre quarti del campionato rimediava un rigore a partita che gli consentiva, sto rigoretto, di spaccare le partite o addirittura di vincere. Allora, la Roma che sta lassù, che ha vinto 9 partite su 9, tutti gli fanno i complimenti perché non possono non farglieli, però io ho la sensazione che dia molto fastidio che sia cominciato da parte di chi aveva cominciato la stagione con l'idea e con l'obiettivo neanche troppo mascherato di vincere lo scudetto. Queste società qui adesso si trovano in una situazione abbastanza particolare, perché se tu dici vabbè io ho 5 punti però vanno a Udine e tutto quanto eccetera, cioè, poi ti trovi a fare i conti la domenica sera sempre a 5 punti, sai, io comincio adesso, siccome sono malfidato, faccio pure un po' quello che ne ha visto dei mille colori, io comincio a pensare che qualche cosina potrebbe cominciare a smuoversi. Allora la Roma può fare soltanto una cosa per evitare di andare incontro a delle brutte e sgradite sorprese: continuare a vincere le partite, perché fino a che la Roma vince gli altri possono fare come gli pare, si possono pure ammazzare, possono fare qualsiasi tipo di cosa, tanto rimangono dietro. Ed è chiaro che non è semplicissimo per poter marciare a questa media, però intanto fino a che, no, come ha detto un dirigente una volta nel corso di una conferenza stampa, il regolamento non lo vieta di vincere tutte le partite in campionato, che vuole essere una sorta di augurio anche a questa squadra. E ovviamente per andare avanti bisogna intanto cominciare a battere il Chievo, che sulla carta Ubaldo, no? Siamo in classifica, ma Galopera non si fida, no? Ma manco io, non si fida perché per niente, per niente. Ma non, io non ho capito se voi non vi fidate più dei grandi numeri, no. O del Chievo. Io sta bene un cocorito proprio a pelle, un cocorito proprio di quelli a pelle, ma posso scegliere? Vabbè, vai a tutti proprio. Così. Ma pure, io ci metterei pure uno spruzzetto e una bottarella di pipirina, perché secondo me non basta. Guarriella mi fa troppo ridere veramente. Guarriella, ragazzi, è una cosa fantastica, vabbè. No, Riccardo, fa bene a ragionare in questa maniera, perché i grandi numeri esistono, nel senso che l'Udinese, che non perdeva da 22 partite in casa, poi a un certo momento una partita la deve perdere, ok? E allora le serie positive vanno, come ti posso dire, vanno portate avanti veramente a denti stretti il più a lungo possibile, perché vedi che dietro comunque de riffo, de raffa, un rigoretto che non c'è, un altro che non c'è, quell'altro che non c'è, te vengono dietro, e la situazione comincia a farsi un po' preoccupante per chi sta dietro. E quindi io mi aspetto anche delle contromosse, diciamo così, Contromosse, però io sono molto curioso di dire. Tu sei più preoccupato per la Roma che movimenti strani, particolari, attenzione particolare sulla Roma nei confronti della Roma. Io sono molto curioso di vedere con quale formazione affronterà il Chievo. No, lui ha detto sempre che porta via energia e giocare ogni tre giorni. Adesso ci sarà un turnover, secondo te, Mimmo? Io tanto mai con un gioco fermo uno tra Benassia e Castano. Perché avevo spiegato lo scarico di una squalifica e vorrei andare a Torino con la coppia quantomeno possibilmente titolare. E forse, ma insomma proprio forse, dando per scontato che giocherà Torosidis al posto di Maicon, giusto? Sì. Che verrà squalificato. Non so se sarà il caso di far riposare un attimo Florenzi, che ultimamente ha giocato molto e ha giocato anche in condizioni un po' così, sempre con qualche acciacco di troppo, e ieri si è visto che faticava tanto, e potrebbe essere l'occasione per giocare in un'altra maniera. Faccio un esempio con gli Aic, Borriello e Marchigno, nel caso in cui non dovesse recuperare Gervinho. Insomma, qualche cosina la andrei a ritoccare. Tu, no, Righetti? Sì. Se recupera, pensavo, ma non in maniera massiccia, cioè due. No. Tanto gli altri sono obbligati, per dirti, quella dei Totti è obbligato. Totti è obbligato. Gervinho, se non sta bene, io non me la rischierei con Gervinho. Poi vediamo. E quindi vediamo un po' tutto. Ecco, quanto, ma se gioca Gervinho, sì? Ah, siamo pronti in via titolare?
Che ne so, no, dico, se dovesse tornare. Se sta bene pure, sì. Chi gioca? Gervinho, Ljajic e Florenzi? Oppure Gervinho? No, Florenzi forse. Gervinho, Ljajic e Boriello. Ljajic, Gervinho, Ljajic e Boriello? Ammazza. Ljajic. Parlato di Ljajic, Boriello, Marchinho. Ieri l'ha fatto. Tridente, almeno di partenza. Perché Gervinho, se non sta bene bene, lo tieni lì. Tieni lì anche un attimo Florenzi, che possono essere due cambi importanti, che ti danno qualità diverse rispetto a quelle che hanno in partenza sia Ljajic che soprattutto Marchinho. E hai visto anche che Ljajic, inserito in un sistema di gioco particolare, si può fare anche il centravanti come viene interpretato nel sistema di gioco di Rudy García, cioè non nel centravanti armadio fermo lì davanti, ma un punto di riferimento centrale che sappia giocare anche con e in funzione dei compagni, giusto Righetti? Ya. Yeah. Esatto. No, io non dai punti di riferimento alla squadra avversaria, esatto. Perché e poi l'opzione, ma ritornando un po' alla partita di ieri, cioè Garcia ha detto: è vero, abbiamo preparato la partita per sfruttare le corsie esterne, però sapevamo che sfruttando le corsie esterne avremmo concesso poi su quei lati, esatto. Infatti loro, la difficoltà secondo me iniziale è stata un po' non hanno capito tanto i movimenti di Pereira. Perché? Sì, che però ha giocato prima in un certo, ha giocato bravo. Poi, una ventina di minuti, diciamo come secondo trequartista, sì, con Muriel, sì, dietro di Natale, sì. Poi invece è andato più esterno. Sì, perché poi ha alzato Lazzari, Lazzari e Muriel addirittura abbassato, quindi è diventato, sì, Pereira il terzo centrocampista e esatto. Muriel e Lazzari erano i due alti. Esattamente, esattamente. Però nel primo tempo, prima che facessero questi cambi, quando c'era una situazione con Muriel e Pereira dietro di Natale, facevano poco questi due la fase difensiva, quindi la Roma è andata diverse volte anche con Balzaretti oltre che con Maicon, perché sì, esattamente quello che aveva studiato Garcia, di sfruttare il gioco sulle corsie esterne, perché sapeva che questi due non te la fanno, cioè leva di Natale che proprio pensa solo a giocare per conto suo, no? E quindi quello è un discorso ragionato e lo sai, però uno su 10 tolto il portiere può giocare in quella maniera, un po' fa come gli pare. Gli altri due, che devono avere dei compiti difensivi, non li stavano mantenendo i buoni propositi di inizio partita, e quindi la Roma si è trovata ad avere la possibilità di andare diverse volte. Ricordate il primo tempo Balzeretti è andato molte volte, sì, anche Maicon è andato molte volte, palla bella a Boriello, perché bastava trovare l'1-2 con l'intermedio che ti dava la palla in profondità. Mi viene in mente Pjanic, che ne ha date numerose, e quindi c'era più spazio. La partita secondo me era stata preparata bene. Se la squadra non avesse commesso tutti quegli errori in fase di palleggio, probabilmente già nel primo tempo la Roma avrebbe trovato uno sbocco finalizzatore diverso. Mi spiego, Riccardo? Sì. Perché siccome era messa bene in campo, almeno nelle intenzioni, però se tu una volta che controlli la palla ti scappa, sbagli il tempo di gioco, lo ritardi, non fai la cosa più semplice, magari quella che ti era stata richiesta dall'allenatore, poi fatalmente vai a concludere poco. La Roma al primo tempo ha concluso pochissimo, non è che abbia fatto molto di più nel secondo tempo, però è stata una squadra che insomma ha giocato un secondo tempo sicuramente diverso e migliore rispetto al primo, perché se l'ha data una sistematina forse meglio dietro, e di conseguenza se tu ti sistemi meglio dietro, grazie a una partita, una prestazione complessiva di Strootman sicuramente da voto altissimo. Andate a vedere soltanto l'azione che porta al gol di Bradley, quello che fa Strootman, lui cattura palla in mezzo al campo, proprio sulla linea di centrocampo, poi la dà a De Rossi e va immediatamente a posizionarsi sullo spazio vuoto, nel ruolo quasi di trequartista, no? Sì. Riceve la palla, poi lì e da lì fa una grande giocata, perché comincia a fintare tutto di sopra, e poi la Roma arriva al gol. Quindi chi parla di fortuna, perché magari legge il risultato, ma anche avrà visto la partita e si diverte di queste cose, un salvataggio sulla linea, un palo, ho capito. Poi però se tu in 10 contro 11 imbastisci un'azione come quella e metti in difficoltà clamorosissima una squadra che ci hanno più di te, allora vuol dire che tu sei bravo, e se tu sei bravo e tu fai gol, loro non ne fanno manco uno, vince la partita, la vittoria è meritata, vero? Mimmo. Ha significato secondo te, la Roma non gioca con il fuorigioco, no? No. Ok, ieri ha mandato in fuorigioco 3-4 volte l'Udinese. Sì.
Cosa vuol dire? Secondo me, nella spiegazione, una spiegazione nella contingenza, cioè conoscendo benissimo Benatia i movimenti di Di Natale, se tu vai a vedere, Benatia era quello che quando c'è stato da comandare la difesa su questi movimenti è stato sempre lui a farlo, perché probabilmente sapeva i tempi di gioco dell'Udinese e come si muove l'Udinese quando per esempio prende palla un trequartista o addirittura anzi un centrocampista che la lancia subito quasi a occhi chiusi, sapendo di andare a cercare il punto di riferimento centrale. Allora in quel caso tu basta che fai il passettino avanti nel momento in cui il centrocampista sta per ricevere il pallone e automaticamente metti in fuori gioco tutti. E credo che sia stato un dato contingente legato appunto alla conoscenza accurata di Benatia dei movimenti dell'Udinese. Poi avremo la conferma alla prossima partita, o la smentita, non lo so, però io ho dato questa interpretazione qui. Tu l'hai data altre, Uba? Io velocemente, un accenno prima in trasmissione avevo fatto la difficoltà della Roma è trovare i tempi tra i cui due o tre quartisti, no? di uscita dove poteva alzare la testa e vedere il passaggio in profondità dell'attaccante. Allora è stata una scelta questa, un po' azzardata, però è riuscita, va bene. Ferreri, facciamo una cosa, intanto avremo modo sicuramente anche domani di metterci alle spalle Udine, ma anche di parlare di Roma, si sta scaldando i motori, di Roma Chievo, perché saremo all'antivigilia già di Roma Chievo, quindi ci siamo David, sì? Tu fai bene a mandare questi gingolini perché non si sa mai, capito? Io intanto mi porto avanti col lavoro. Bravo David, bravo Ferretti, noi la salutiamo, ci diamo appuntamento a domani. Se è la prima volta fora i romani dal Veneto, sempre se Dio vuole. Ciao, Mimmo.